Buongiorno, allora ci siamo salutati in questa cessità e ci rivediamo in questa cessità, ma lo sapete, io sono una di voi, siamo non belle quando ci svegliamo, purtroppo non siamo la Belen e quindi mi vedete così. Allora, domenica mattina, noi siamo rientrati questa mattina all'una e mezza. Allora, siamo partiti ieri alle 6 e qualcosa da appunto Creta e abbiamo avuto lo scalo dopo mezz'ora a Rodi e siamo stati fermi 2 ore, ragazze. Erano 2 ore interminabili. Non so, non riuscivano a partire. In più, abbiamo dovuto allora, fatto il rifornimento. Abbiamo dovuto caricare le persone che venivano, cioè salivano sul nostro Boeing 787, perché era un Boeing 787. E li abbiamo caricati, ma niente, non ci facevano partire dalla torre di controllo, non davano l'ok e quindi siamo stati fermi 2 ore. Un caldo, ragazzi, un caldo dentro l'aereo che non vi dico. Infatti, le hostess passavano con l'acqua, ma io tutte le volte che le chiamavo non mi badavano. E quindi, niente, a parte sono stata malissimo, ma veramente male. Sudavo, non so se avevo le caldane, ma comunque caldo, sudavo. Eravamo in 300 perché comunque era un Boeing, era enorme. E quindi male alla cervicale che anche stamattina. Poi eravamo tutti distanti, purtroppo non ci hanno dato il posto vicino. Io avevo mio marito davanti a me, mia figlia era lontanissima, mio fratello era lontanissimo e tutti distaccati l'uno dall'altro. E per fortuna davanti vicino a mio marito c'era un ex infermiere e aveva un Oki-Task. Io purtroppo l'avevo nella valigia, nel bagaglio, non nel bagaglio a mano, ma nella valigia. Mi ha dato un Oki-Task, ma non mi ha fatto niente. Io, ragazzi, è stato un viaggio interminabile, bravissimo. Non ho sentito, cioè, naturalmente ho sentito la partenza e l'atterraggio, ma l'atterraggio è stato bravissimo rispetto all'andata che ha dato una botta, non me la potrò mai dimenticare. Mia cognata così, lui è stato veramente bravo. Io ho avuto naturalmente due partenze e due atterraggi, ma è stato molto molto bravo, davvero molto 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 bravo. Io ho guardato un po' di film, ma non sono riuscita a terminarne uno perché avevo male al collo, poi ascoltavo Alessandra Amoroso, insomma. Comunque è passata, siamo arrivati a Verona, abbiamo avuto 2 ore di viaggio. Sono arrivata a casa, un puzzo di chiuso perché Joy è dai miei suoceri, infatti mio marito è appena uscito, l'ho andato a prendere. Ieri l'hanno portato anche in togliettatura e non vedo l'ora di riabbracciarlo, proprio non vedo l'ora. Comunque io stamattina ho giusto pulito il bagno perché la casa è pulita, l'abbiamo lasciata pulita, naturalmente c'è un po' di polvere, ma domani che è lunedì sono a casa, me la prendo, ma stamattina ho bisogno di... Non vi dico, ragazzi, quante lavatrici ho. Ho anche cambiato le lenzuola perché prima di andare via non ho avuto voglia di cambiarle, brava Sally. E ho il mondo, in più mia figlia sta dormendo, ancora deve svuotare la sua camera, cioè la sua camera, la sua valigia. Vedete, lì abbiamo quelle mie di mio marito che le abbiamo già svuotate e pulite, sono solo da mettere in cantina. Lì c'è quella di mia figlia che deve essere ancora svuotata. Ma allora ho messo su una lavatrice, qui ragazze ho il mondo. Anche per terra, ho il mondo, lì ho già pronto un'altra lavatrice, cerco di riempirle ma non tantissimo perché comunque quando sono molto molto piene, ragazze, io noto che non si lavano bene, addirittura mi sembra quasi che qualche indumento non sia bagnato e quindi preferisco fare una lavatrice in più. Per fortuna è una bellissima giornata, quindi stendo fuori, ho già dato una spazzata fuori, devo togliere, perché stamattina ho voluto fare colazione fuori e godermi il mio terrazzo. Comunque ho già spazzato e ho anche pulito gli stendini, così dopo inizio a fare le lavatrici. Sto continuando a mettere a posto il tutto. Dopo vi faccio vedere che mi sono comprata anche una borsina carina. Guardate qui, ragazze. La cesta è strapiena, lì ho le lenzuola, ho tolto anche il piumino perché io la notte sudo e metto solamente le lenzuola che poi sarebbero i copripiumini, è tutto all'aria, tutto un casino. Qui ho già lavato le ciabatte con la candeggina che utilizzavamo là e qui devo sistemare tutte le mie cose ancora, quindi
Mi metto, ragazze, e poi ci vediamo dopo perché oggi pomeriggio andremo a fare la spesa. Allora, io mi sono pesata e ho preso 2 kg. Pensavo di più, sinceramente, 2 kg. Pensavo sui 4 kg. Diciamo che siamo stati bravi perché abbiamo comunque fatto attività e quello aiuta poco, perché se ingerisci 3000 calorie e ne bruci 1000, 1500, aumenti, ma non me ne frega niente, lo sapete, ragazzi. Io quando sono in ferie mangio, e adesso da stamattina sono tornata alla mia alimentazione normale, ragazzi. Che male che ho! Devo andare da un osteopata. Adesso lunedì prendo già degli appuntamenti e sono già tornata alla mia alimentazione, quindi nel giro di poco, anche perché non è grasso, sono liquidi, infatti lo vedete. Mi sono abbronzata abbastanza, non tantissimo perché abbiamo preso 2 giorni di pioggia, venerdì ha diluviato dalla mattina alla sera, benissimo, ieri invece è stata una bellissima giornata, infatti abbiamo preso il sole fino alle 2 e poi niente, ci siamo andate a fare la doccia, ci siamo preparati e abbiamo preso cioè, ci hanno accompagnato all'aeroporto e anche un paio di giorni non è stato bellissimo, vabbè, poi comunque protezione a go-go 50 e va bene così. E niente, adesso mi metto all'opera davvero, ragazze. Fra un po' arriva Joy. Faccio anche un piccolo spuntino perché ho fame. Ho mangiato, ho fatto colazione che erano vabbè, le 7:30. Aspetto ancora un po', cerco di bere tanto. Lì ho bevuto poco, non sono stata brava. E niente, ci vediamo dopo che sono magari un po' più preparata e andiamo a fare la spesa insieme. Facciamo la spesa da rientro e la spesa da detox. Sono pronta. Allora, vi dirò che abbiamo anche pranzato. Sono andata a svuotare i bidoni, mi sono fatta la doccia, ho fatto anche una bella maschera ai capelli perché in vacanza li ho lavati tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni, e quindi ho voluto fare una maschera della Lidl. Vi dirò che si sono allungati tantissimo. Allora, io sono un po' titubante nel ritagliarli o nel farli allungare. Credo di farli allungare un pochettino, magari fino a qui, e non lo so. Adesso al momento rimangono così. E niente, abbiamo pranzato fuori, ho messo anche un'altra lavatrice, infatti ho fuori gli stendini tutti e due pieni e fuori il tempo si sta annuvolando. Vabbè, comunque qui ho un po' di caos. Qui c'è Joy, non ve l'avevo fatto vedere perché ti ho fatto vedere su Instagram. Ha fatto anche il bagnetto il mio bimbo, ha fatto anche il bagnetto. Alcuni di voi mi avete chiesto, Sabri, ma Joy dove va? Allora, Joy sta con i miei suoceri e infatti ieri gli hanno fatto fare la toilettatura e lo siamo andati a prendere stamattina, cioè è andato mio marito. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la mia borsetta nuova che ho indossato prima quando ho portato fuori Joy. Intanto c'è anche mio marito fuori che sta guardando la televisione come sempre con il volume bello alto. Allora, dove vi appoggio? Al solito posto. Dunque, c'è la macchinetta del caffè che stamattina ci sta dando dei problemi. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, intanto vi faccio vedere che ho messo questa maglia di Zara dell'anno scorso e i pantaloni invernali perché non ho più niente da mettermi, infatti sto morendo dal caldo, però va bene. Allora, ho preso questa borsina perché, come vi ho detto, ho diciamo tutte le borsettine, quelle piccoline, nell'ultima bianca, le ho eliminate, le ho purtroppo buttate perché anche il ragazzo del calzolaio, quando gli ho portato a far vedere quella bianca per aggiustarla, mi ha detto: guarda, io ho speso 15 euro, ti conviene più prenderla nuova che metterla a posto, perché mi chiedeva sui 30 euro, doveva togliere, metterla. Allora ho detto: guarda, lasciamo stare. Allora, ieri prima di partire ho visto queste borsine lì in un negozio proprio all'interno del Residence a 10 euro e c'era di vari colori, però l'ho presa solo nera perché quella nera che io avevo, anche quella mi si è rotta, e niente, ho preso lei, molto carina. È questa qui, vedete? È semplicissima. Adesso l'ho già riempita con, vabbè, il portafoglio. Alla fine ho messo quel portafoglio nero che vi ho fatto vedere e mi sono pentita di non averla presa anche bianca, però non sapevo più dove metterla, non avevo più posto nella valigia, non volevo rischiare di dover pagare la differenza per il peso della valigia. Comunque è lei, è molto carina, è finta pelle, ha a disposizione la tracollina così in
in oro, finto oro naturalmente, in catena. In più, ragazze, all'interno aveva, non me ne sono accorta, ne avevo vista solo una, due di queste cinture, le chiamo così, perché una si può mettere al posto della tracollina così in catena, e l'altra invece, che ho visto dopo, siccome dietro la borsa ha queste due tanti, non mi veniva il nome, e quindi si può utilizzare anche a marsupio, non me ne ero accorta, e questa qui è sicuramente la cinturina per i passanti, così si può utilizzare come marsupio, altrimenti anche questa qui può essere anche una cintura, a vederla così sembra quasi una cintura. Lo posso utilizzare anche come, va bene, mamma mia, mi sono pentita di non averla presa anche, c'era anche in color panna, rosa, vabbè, tanto bene o male si trovano, ma è molto carina perché ha proprio questi elementi davanti. Basta, poi ho preso due cose ai miei genitori, vi faccio vedere, come ricordo di Creta. Vi faccio vedere. Allora, ho preso, siccome mia mamma è un amante del tè e lei la mattina fa colazione con il tè e i biscotti secchi, le ho preso una tazza, però per me, ragazzi, non ho preso neanche una tazza perché ho detto che con il nuovo look della cucina voglio andare a tenere proprio le cose minimal, non voglio più comprare nient'altro se non mi si rompe qualcosa, perché sono davvero piena di tazze, e quindi ho preso la mia mamma una tazza, però è tutta, vediamo se riesco a togliervela, poi la richiudo, adesso la tolgo, poi cerco di richiuderla bene bene, tanto era più per il viaggio la mia preoccupazione, che all'interno della valigia si potessero rompere, e invece siamo andati bene. Devo ancora togliermi il braccialetto, ci ho provato prima ma non ce l'ho fatta. Dunque, ho preso questa per la mia mamma, guardate così, Creta, c'era in tante fantasie ma a me è piaciuta tantissimo questa, e così quando beve il tè si ricorda di me. Poi per il mio papà invece, che lui ama il caffè e l'orzo, gli ho preso questa qui, non c'era piccolina fatta uguale, altrimenti gliel'avrei presa, così facevano tutto uguale. Adesso la tolgo. Qua guardate che bellina anche questa, sempre con su scritto Creta, bellina, questa per il mio papà. E poi ho preso una saponetta perché lì è pieno di saponette, e siccome i miei le usano le saponette, hanno ancora il vecchio metodo, e ho preso questa saponetta, ma non sto ad aprirvela, sempre con su scritto Grecia, all'olio di oliva, e quindi anche questa sarà il loro ricordino. Ho preferito più prendere cose che loro utilizzano, guardate che bello anche qui c'è scritto Creta, che cose magari come soprammobili, oppure quelle calamite che si mettono al frigorifero, che tanto i miei non le mettono, e poi prendono polvere e basta, e invece queste qui sono certissima che loro le utilizzeranno. Allora, noi adesso ci riposiamo un attimo perché siamo distrutti, abbiamo già fatto la lista della spesa, così andiamo a fare la spesa, voglio prendere qualcosa per iniziare a mangiare sano, però stasera abbiamo deciso di prendere la pizza. Ci manca tantissimo, e noi siamo persone che amiamo tantissimo la pizza, lo sapete. E niente, poi ragazzi, stavo appunto guardando anche il telegiornale, purtroppo l'altro giorno hanno trovato Giulia, sicuramente sapete di chi sto parlando, Giulia e il suo bambino che aveva ancora in grembo, purtroppo uccisa da suo ragazzo, cioè. Io ho fatto anche dei post su Instagram, io sono rimasta sconvolta anche perché il bimbo che aveva in grembo di 7 mesi era già formato, e io non lo so, questi continui femminicidi che ci sono, cioè non c'è più
non c'è più niente che ferma questi uomini. Seguivo anche Michelle Hunziker, che lei ha appunto fondato questa associazione insieme all'avvocato, difesa, mi sembra, non me lo ricordo come si chiama, e anche lei, cioè siamo tutti sconvolti come nel 2023 ancora ci siano degli uomini che vedano le donne come degli oggetti e non come degli esseri viventi alla pari di loro. Io credo però che queste persone siano persone che, non lo so, sono abituati ad avere tutto e quando magari qualcosa gli scappa dalle mani non lo accettano, non lo riescono ad accettare e fanno in modo che queste cose rimangano sempre, sempre loro. Che non lo so davvero, ragazzi, io sono sconvolta, però purtroppo, tanto, perdonate, vado di là. Dicevo, purtroppo in Italia ormai il femminicidio, l'omicidio non è, no, purtroppo ormai è sempre stato così. Non vale, cioè la vita delle persone è paragonata allo zero proprio, allo zero assoluto. Io forse sono cattiva, sicuramente molte persone mi reputeranno cattiva, ma a me non interessa. Io credo che a queste persone qui debbano essere messe in carcere e debbano essere buttate via le chiavi. Speriamo solamente che il processo non sia lungo, ma che sia molto breve e che la pena venga data subito, perché molte persone stanno ancora aspettando il processo e molte volte, siccome i processi sono molto lunghi, si arriva a far sì che questi processi decadano per i tempi. E sapete qual è il problema? Come ho detto su Instagram, il problema è che i nostri tribunali sono pieni di processi stupidi, processi penali, cioè rendetevi conto, neanche civili ma penali, alzati da persone che non lo so. Per carità, come ho detto su Instagram, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però ci sono davvero processi stupidi, processi nati, molte volte nati anche sui social, no? Ci sono persone che denunciano altre persone per quanto riguarda, ripeto, i social, e ne è pieno, soprattutto su Instagram. Per stupidaggini, come vi faccio alcuni esempi, possono essere, non so, tu mi hai copiato questo, persone che denunciano per quello, cioè c'è il mondo, poi adesso è diventato proprio una moda, perché molti cercano di trarre denaro da queste cose qui, no? Cercano di colmare quei vuoti che hanno e che non possono colmare con i propri soldi, cercando i soldi delle altre persone. È questo il problema di fondo, no? E però per fortuna che ci sono dei PM, ci sono dei giudici che sanno dove queste persone vogliono andare a parare e quindi li mettono al loro posto dove è giusto che stiano. Non ve lo dico perché sono una persona abbastanza educata, ma ci sarebbe un posto dove devono andare queste persone qui. E quindi questi processi stupidi intralciano dei processi importanti. Soprattutto mi chiedo, ma perché, sapete, molte persone vanno nel penale? Perché se dovessero perdere, cosa succede? Nel penale non c'è il fatto che chi perde deve pagare a chi ha vinto, quindi non c'è un risarcimento danni, quindi la persona che è stata denunciata se la prende in quel posto, però nella vita mai, mai dire mai. Invece se alcune persone vanno nel civile e perdono, cosa succede? Sono costrette a pagare le loro spese, ma anche quelle di chi ha vinto. E quindi si va più sul penale e si intralciano i processi a chi deve avere delle sentenze importanti, come può essere un omicidio, come può essere una rapina, come può essere uno stupro. E
Purtroppo ci sono delle vittime che aspettano anni e anni e anni perché la giustizia viene intralciata da queste stronzate, perché di questo si tratta. Come ha detto anche Maria De Filippi in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, dove c'era Tina, che per carità a volte spesso è abbastanza pesante, però lei è un'opinionista e dice la sua, e io molte volte mi trovo d'accordo con lei. Chiacchierava, cioè litigava con uno di questi personaggi che fanno parte del parterre maschile, e questo personaggio, che si sentiva comunque una persona importante, perché solo chi si sente molto importante non ama essere contraddetta, ci sentono sul piedistallo, allora tirano fuori in continuazione questa parola: io ti querelo, qui ti denuncio. E a un certo punto Maria De Filippi, giustamente, qui mi sono trovata molto d'accordo, ha detto basta, che vengano intralciati i tribunali, vengono riempiti i tribunali di queste denunce stupide, stronzate, basta. Siamo un po' stufi, anche perché lei è anche una laureata in giurisprudenza e ne sa, perché comunque ne sa. È assurdo, assurdo. Però la giustizia è intralciata anche da persone che denunciano così, utilizzando queste cose. Così. E quindi spero solamente che Giulia abbia presto, a breve, una giustizia che io comunque già vedo, come tanti di noi, non del tutto giusta, e che il suo, processo non sia intralciato da stronzate. Stronzate. Oggi mi vedete un po' così perché è una cosa che mi preme, anche perché ho un'amica che purtroppo aspetta da tanto tempo che si concluda un processo, e ha il timore, il terrore che venga archiviato per scadenza di termini, perché ci sono dei processi che intralciano per stronzate. Comunque adesso io finisco di prepararmi e poi andremo a fare la spesa. Tanto ho già parlato più di 14 minuti, magari vi faccio vedere qualcosa brevemente. Abbiamo fatto la nostra spesa, i nostri 200 euro sono andati via, come sempre. Mamma mia ragazze, ci ha aumentato tutto. Io mi ricordo che pagavo anche io prendo il vassoio di carote, mi ricordo che lo pagavo 90 centesimi, adesso è arrivato 1,19 euro. Cioè, che schifo, facciamo sempre la stessa spesa e spendiamo sempre, sempre di più, sempre di più. Ma io non so. Comunque, adesso io vi faccio vedere al volo qualche cosina, perché bene o male sono sempre le stesse cose. E quindi non è che... Ho preso una confezione di cipolle fritte, perché ogni tanto la voglio mettere nell'insalata. Siccome adesso è arrivata la stagione calda, quindi si fanno un sacco di insalate, ho voluto prendere anche quelle. Allora, adesso voglio vedere se mia figlia. Adesso apro la finestra e vi faccio vedere al volo cosa ho Allora preso. ragazze, ho preso il pollo, poi insalata già pronta perché si torna al lavoro, ma questa la lavo. Poi ho preso, erano in offerta, queste mozzarelle della Granarolo, poi delle svizzere. Io compro queste qui normali, né biologiche né niente, perché ho notato che queste sono quelle che hanno meno schifezza all'interno, quindi sono le classiche svizzere. Poi gelato, mio marito questo qui dopo il caffè ne vuole sempre un po', della certosa senza lattosio per me, poi dell'albume. Questo qui, prendo sempre questo qui senza l'uso di antibiotici, perché faccio anche i pancake. Poi questo qui l'ha preso mio marito, del Conad, sono gli yogurt. Poi uno, due, e dovrebbe essercene anche un terzo, sì, di questi yogurt che piacciono tantissimo a mia figlia. Poi della feta, che era in offerta, normalissima, neanche light. Poi un'altra confezione di insalata, delle fragole, sono le ultime, credo, ma erano in offerta e le abbiamo prese. Poi ragazzi, ho preso una confezione di rucola, poi le carote, un vassoio di carote, poi delle zucchine scure, perché a noi piacciono molto le zucchine scure, sciolte, poi dei peperoni. Questi qui vanno bene anche nelle insalate, e poi dei limoni, perché ho ancora
del pesce congelato che voglio fare in friggitrice d'aria. Adesso metto a posto questo e poi andiamo avanti con altre Allora, cose. poi bresaola, due confezioni, prosciutto cotto Negroni, tre confezioni e prosciutto crudo della Beretta, tre confezioni, un'altra confezione di yogurt al caffè. Invece per me ho preso questo qui senza lattosio al cocco. Uova, noi prendiamo sempre queste del Conad, uova da galline allevate a terra senza l'uso di antibiotici. Poi per me sempre gli hamburger di soia e delle sottilette light. Abbiamo preso 1, 2, 3, ma ce ne sono ancora di queste gallette di riso che sapete che mia figlia ama, miste, poi ne ho ancora, del couscous, questo buonissimo, il pane bianco che mia figlia lo mangia a colazione, il prosecco della De Stefani che ragazzi sono buonissimi, della birra per mio marito, marmellata, questa qui per me è 100% di crema di arachidi, la voglio mettere sopra le fette biscottate con un po' di marmellata, poi delle mollette perché ne ho rimaste poche, ho preso queste qui 20, 1,39 euro. Coccolino, questo qui dice nuovo, ne ho presi due che erano in offerta, 1 e 1,2 e poi del spritz per mio marito e poi un panno, questo qui è nuovo, dell'Arix per i vetri, voglio provarlo e questo qui ragazze che è un porridge proteico, cioè scusate, cocco e cioccolato fondente. Lo voglio provare. Scusate, mio marito che ammazza le zanzare e vi saprò dire. Anche due pacchi di pomodorini che erano in offerta, perché io non posso vivere senza pomodorini, sia così crudi ma anche cotti sono buonissimi. Proseguendo, allora, delle altre gallette, come vi dicevo prima. Poi ho tutto qui perché voglio fare anche un reel per Instagram. Il mio caffettino, perché io ho preso quello della Lidl da ragazze, ma non c'è niente a che vedere con lui. E ne ho preso una confezione, ma poi lo ordineremo proprio sul sito della Nescafè. Un'altra confezione di gallette di riso. Poi tre pacchi di tonno leggero, questo qui del Mare Blu che era in offerta. Poi dei fagioli rossi per me, sinceramente. Penso che sia una delle prime volte che li mangio, ma ero incuriosita e li ho voluto prendere. Poi del latte senza lattosio, parzialmente scremato, sempre per me. Del melone, era in offerta 1,49 euro al chilo. Poi del riso basmati per tutti. I novellini, ho preso solamente questo pacco di biscotti perché voglio terminare gli altri che ho della misura senza latte e senza lattosio e poi vedo se prendere questo qui però senza il latte o ritornare a quelli della misura che mi piacciono tantissimo. Poi queste qui delle barrette che erano in offerta della Fitness, un pacco di salviette per Joy per pulirlo. Noi andiamo avanti a pacchettoni da 100 salviette della Camo. Poi del mais e queste ragazzi, come vi dicevo, la cipolla, credo che sia cipolla fritta, cebolla, che voglio mettere all'interno delle insalate per farle un po' più sfiziose. E questa è stata la nostra spesa, 200 euro. Non so se sentite, ma qua sta diluviando ancora. Cioè, non lo so, io non lo so come faremo, non lo so. Si sta allagando di nuovo tutto, io non lo so, abbiamo il terrore. Il terrore, non ci sta lasciando un attimo il tempo, non ci sta lasciando un attimo, un attimo, un attimo. Ragazzi, nel frattempo ho lavato la verdura con il bicarbonato e ho messo in questo contenitore tutte le zucchine scure così già lavate e invece in questo qui, che naturalmente ho lavato, adesso si sta asciugando, ci metterò tutti i miei pomodorini così li vado a riporre nel frigorifero. Ma ne voglio prendere degli altri, ragazzi, perché voglio fare in questo modo qui, perché così le ho tutte belle pulite e già pronte e mi sento anche più sicura se eventualmente quando mia figlia si cucina da sola. Ragazzi, io adesso vi saluto perché questo video immagino che sarà già troppo lungo. Vi mando un bacione, grazie per essermi state vicino anche in questa avventura di Creta. Ho cercato di tenervi con me il più possibile.
Non dovevi aprirla, amore, te l'avevo detto prima. E niente, ci vediamo. Se vi va, al prossimo video. Ciao, amiche mie, vi voglio tanto, tanto bene.